Pasqua, Pasquetta, Pasqua, Pasquetta, Pasqua, Pasquetta, Pasquetta. C'è Pasquale, Pasquetta. Che bello, Pasqua. Sono 2 anni che non facciamo Pasquetta. 2 anni. E invece ci siamo trovati così bene in questi 2 anni. Facciamo la stessa cosa che mi fatto l'anno scorso e l'anno prima. Ma siamo stati costretti, ma siamo liberi, liberi. Siamo liberi di fare la stessa cosa che abbiamo fatto i 2 anni precedenti. Tanto pure il chiovo, Carmen. Ma quando mai che questi 2 anni ha fatto chi lupo, chi lupo tempo? Perché non si poteva andare. Non si poteva andare fuori e quindi c'è stato bel tempo. Ma che si può andare fino a chiovo? Stiamo già. Ma tu dici, ma Ron, ti fa un morto, ti fa il morto sul divano. Questa mamma mia. Vabbè, a voi. Lunedì Nalbis. No, dico lunedì Nalbis, dove vuoi andare? Il lunedì in Albis, dove vuoi andare? A te gita Pasquetta! Mamma, se lascia sempre queste cose! E da sempre che ogni cartina avrà così, dice che se non capisce e non c'è più. Ma no, allora, sto dicendo il lunedì in Albis. Ma chi dove... è? Che cosa? Che sta in Albis? Pasquetta, il lunedì in Albis. E la nuova vicina è venuta in Duparazzo. No, che le denigris. La signora nuova, quelle denigris. E non era stata sposata in Albis. No, sei sposato con un marito, che non so come fa di cognome, ma è De Nigris, non c'è in Albis, lunedì in Albis, è la Pasqua, il giorno di Pasquetta si chiama pure lunedì in Albis. Pasqua, tu mi prendi in giro, per non gli ha nessuna parte, sta bastando a me. Babbo, dove vuoi andare? Allora, Pasquale, ho conosciuto una nuova mamma, davanti a scuola, la mamma si chiama Deborah. Deborah. Praticamente Deborah, cioè, già vita, ci siamo subito trovate, subito, perché come a me ci tiene molto alla linea, al mangiare sano, e tutte queste cose qua. Quindi parlando, cosa che fate? Ma andiamo all'aria aperta, andiamo a respirare aria sana, mangiamo proprio rustico, rustico. E ma dove? In montagna. Ah, in montagna. In montagna, sei contento? No, però sì, ma io... parola, ma come sei sincero? Meno male, non tu fai andare a Deborah, si altro a mannare. Ma manca saccia, sta la riconoscerai subito. Sì, sì, perché male come a te, come a te. No, dico come a te che ci tiene alla linea, alla forma e quindi? Fisica. Quindi la riconoscerò. Vedo uno che ti una che ti assomiglia, dico che lei deve essere Deborah. Comunque, Pasqua, allora, ci siamo messi già d'accordo, dobbiamo fare solo la spesa. Vabbè, facciamo la spesa, tutti quanti, no? Che spesa dobbiamo fare? Sì, 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 sì. Allora, io sono la lista in generale, poi ce la dividiamo, però sì. Facciamo noi, poi ci facciamo la risposta. Ah, okay. Allora, dobbiamo comprare un 5-6 kg di fette di carne. 5-6 kg di carne? Mista. Se ti dico fette, vuol dire fette, tu memorizza. 5-6 kg di fette di carne, non so, scottone, chianina, che vogliamo prendere? Vitello? Buona carne, altri carne, 5-6 kg di salsiccia. Salsiccia, perché ai bambini ci piace. 5-6 kg. Guarda, quando fai così mi pare che mi sfusto. Sto chiedendo, 5-6 kg di solo salsicce? O 5 kg... solo salsicce e 5-6 kg solo di fette di carne. Esatto, mista, esatto, di carne, esatto, mista. Esatto. Poi prendiamo 2 bei caciocavalli, 2 o 3, come li troviamo grandi, facciamo impiccati sulla braccia, come vanno bello, si sciogliono col coltello, li dai, la spugniamo sul pane, quindi pure il pane ci vuole, il pane, ma viene una il bella fetta di pane, una bella panella, una, quando va? 15? Pasqua, guarda, sei proprio ignorante. Quando la carne è dietetica. La carne è dietetica, la carne. Aghianine, questa è caso carne dietetica. E che va più un po' leuta anche no, 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 a Pasquetta. No, 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 a Pasquetta, c'è marà, c'è marà. Poi... dici. Facciamo la lasagna. Vabbè, facciamo una porzione di lasagna a casa. Una la fai tu, un'altra la fai lei. Guarda, certe volte... Ma che se... Mi conosci o non mi conosci? Ah, porzione di lasagna. No, dico una porzione tu, una porzione Deborah. No, che... io e Deborah la faremo proprio là la lasagna. Goppa sarà montagna. Una novità, sì. Abbiamo detto, ma ci piace cucinare. E cuciniamo insieme. E va mattina là e facciamo la lasagna. Là e che ci vuoi? Abbiamo una fornellina a gas. Abbiamo 2 o 3 assi di legno. Ci mettiamo in coppa e facciamo la lasagna. Che te ne fa? Mentre voi giocate a pallone, fate questo e quest'altro, noi facciamo la lasagna. Ci tratta la lasagna? La lasagna là. A casa invece ci portiamo 3-4 torte russiche o 3-4 casatine. Ah, da casa ci portiamo qualcosa da casa. E perché mentre non cuoce tutta sta roba che spuzzuliamo un po'. Uova sodo, uova cioccolato e comunque... Che uova sodo, pure nella lasagna poi. Eppure nella lasagna, ma comunque già facendole le... Quindi comunque mi aveva 3-4 dozzine di uova. Tu... Oh no, ok. Secondo me tu lo fai apposta. Perché? Lo fai apposta perché mo chi è dozzina? Come chi è dozzina? Donzina, donzina. Che ti significa? Che lo prego, donzina. Quale dozzina di uova? La confezione da 12. E beh, come si dice? Dozzina. Io non lo so se chi se mi pigli in giro o che cosa, dozzi. Ma voi mi gemma. Quella da 6? Ha preso 6 in. Esatto. Bravo, grazie. Allora io mi vado a fare se ci dico le dozzine. Chi me le ha prese? No, le dozzine. Non te le ha prese, quando mai? Comunque, sai. Ci rambo, 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 rambo,
scusi, chi lo capisce? No, io dico 12 uovo. Ah, uovo. 12 uova. Uove, uove, perché sono maschi. E sono femmine. Allora, Pasqua, andiamo, andiamo. Allora, stavamo dicendo. No, dico andiamo avanti. Allora, dove siamo rimasti? Qua. Siamo rimasti qua e stiamo andando sulla montagna a fare la lasagna, le uova, un le po' di cioccolato. No, 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 ti stavo dicendo la furbizia di me, Deborah, dove sta? Ma dove sta la furbizia di me? Chiedimi, dove sta? Dove sta? E mo te la faccio vedere. Fammela vedere, fammela vedere. Allora, abbiamo individuato un'area picnic vicino al ristorante. Hai capito? Hai capito? No. Yeah, arrivaci da solo, arrivaci. Nel caso finisce tutto. Ma qua tutto, tutta sta roba finisce. Come? Ma... Okay, mettica, okay. Allora, no, mettica. Allora, aspetta, perché io ho frendeso io, io pensavo che eravamo io, tu, Deborah e i bambini col marito di Deborah, invece no, c'è tutta la classe di Anna Laura, ecco. No, hai capito bene. Come ho capito? Deborah ha un figlio solo, viene lei il marito e quindi, poi siamo quattro noi. Quattro noi, tre loro, sette persone, tutta sta roba e c'è il rischio che finisca. Allora Pasquale, perché voi uomini così siete, voi pensate che quando è a roba, e che alla fine che sono 5-6 kg carne là, 5-6 kg là, io alla fine te lo giù finisce subito, poi vi lamentate e che siete portati. E invece no, per essere previdenti, perché già gitto Deborah, gitto no, perché chi lo muoio. E quindi se finisce noi andiamo al ristorante, ci appoggiamo al ristorante. Bravissimo, poi, sì, queste cose che compriamo è per spuzzolare, per aprire lo stomaco, ma poi andiamo no, al ristorante. Allora Pasqua, è tutto calcolato, okay. Che poi lo sai, in fase di spese io comunque aggiungo qualcosa in più, perché certo, che più minimo indispensabile, ma perché mi fa brutta figura, non ci la vita, che mamma conosciuta, che sei zingaro, non si porta niente, esatto. E ti stavo dicendo, comunque, per dare un po' l'aria del picnic, comunque ai bambini poverini, sono 2 anni che stanno chiusi in casa, dobbiamo prendere pure i teli picnic. I teli picnic che sono praticamente quelli che si mettono a terra, che uno ci si siede sopra, mangiamo intorno, sì, e che sono belli incerati sotto, che non si inumidisce il sederino, diciamo. il sederino perché. E non c'è problema, se tu ti vuoi, cioè vuoi fare la battuta, non c'è problema, no. Io mi porto la sedia. Che ti porta la sedia? Perché voi state io dall'alto, cioè, vi controllo. Noi compriamo il telo da picnic e poi tu vieni con la sedia, per me pare brutto pure per Deborah, dici ma che è la coppa la sedia, il candela, ma forse se la porto pure essa, due sedie, sì. Vabbè, ci mettiamo proprio ai lati, così hai capitato, ma anche perché Pasquale non parla mai giochiani, non mi schiaffi un caputo io, pochi mai so. No. Questo è vero. E quindi mi metto con passeggio perfetto. Vabbè, l'unico... Allora, no, volevo solo una... Sei d'accordo? Sì, sei d'accordo? No, sono d'accordo su tutto, Carmè, figurati. Avevo solo una curiosità. Dimmi, se dimmi. Fosse possibile portare un po' di frutta, un po' di mele, no, esagerate. 3-4 mele, una banana. 3-4 mele? Esagerate. Ma com'è possibile una cosa? Che tu pensa sulla magna, ma aggiungo pure il mele, ma io non lo so, ma andiamo all'aria aperta a giocare, a godere dell'aria, e tu pensa a magna, ma io non lo so. Mamma mia.